Marco Lentini, c'è sicuramente grande soddisfazione in casa Ippon Karata Lentini per queste due medaglie di bronzo ottenute ai mondiali in Turchia. Sì, ancora stiamo cercando di metabolizzare tutto ciò che è successo in Turchia. Sì, siamo orgogliosi e siamo strafelici, diciamo, dei risultati ottenuti dalle due nostre atlete. Sicuramente si tratta di un risultato eccezionale per tutto lo sport saccense. Per quello che ho sentito dire, oltre a essere, diciamo, un risultato importante, è anche il risultato più importante della storia dello sport saccense. Due medaglie, una Coppa del Mondo dove c'era un numero di partecipanti impressionanti, di nazioni impressionanti. Non dimentichiamo che la World Karate Federation è l'unica federazione mondiale riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale. Tra l'altro il Mondiale del 2024, che sarà per la prima volta in assoluto in Italia, a Jesolo, organizzato dalla FILCAM insieme alla World Karate Federation, sarà anche come prima tappa valida come qualificazione per Dakar 2026, l'Olimpiadi giovanili. Per quanto riguarda queste due ragazze, Emma Colletti ed Irene Marturano, stanno facendo un percorso eccezionale, pieno di medaglie. Visto la loro giovane età, sì, hanno un curriculum non indifferente. Tra l'altro, tutte e due hanno medaglie europee all'esordio al mondiale, hanno fatto due medaglie, hanno vinto circuiti di tappa e di coppe del mondo, sono pluricampionesse italiane. Non parliamo di. Sono ragazze che non fanno più la qualificazione da anni perché qualificati di diritto. Resteranno sicuramente nel giro della nazionale italiana. Dopo questo grande risultato e il curriculum comunque che si ritrovano, sono, diciamo, le candidate agli europei di febbraio del 2023 a Cipro. Diciamo che le medaglie ai campionati del mondo sono quelle che non vanno toccate. Noi sicuramente non ci addormentiamo, non ci plagiamo, ma cerchiamo di lavorare e riconfermarci sempre. Tra virgolette, teme che queste due ragazze possano essere, diciamo, entrare nelle attenzioni dei gruppi sportivi delle forze armate? Più che temere, sinceramente sarei orgoglioso, nel senso perché alla fine una società sportiva, un tecnico di una piccola società sportiva lavora per far sì che i sogni dei ragazzi si realizzano. Oggi una buona parte l'abbiamo realizzata e si spera che comunque il loro sogno, che possa essere quello dei gruppi sportivi, si possa realizzare. Quindi ne sarei contento e felicissimo. Dietro di loro c'è un vivaio che cresce. Assolutamente sì, ci abbiamo giovani ragazzi di talento che si allenano, che sono entusiasti, vogliosi e hanno anche la fortuna di avere all'interno del proprio club ragazzi di altissimo livello, perché devo dire che noi non abbiamo soltanto Colletti e Marturano, abbiamo anche Danna, abbiamo Culino, abbiamo Propizio, abbiamo Gigliotto, abbiamo Alfano, abbiamo una serie di ragazzi, ora non vorrei dimenticarmene qualcuno, che comunque seguono le orme delle compagne, hanno anche loro medaglie importanti come alle Youth League e ai campionati italiani. E quindi diciamo che il club è pieno, diciamo, di risorse come atleti di un certo livello e i giovani ne possono solamente imitare o seguirli. Dopo i mondiali in Turchia, adesso da dove si ricomincia? Si ricomincia subito fra 2 settimane con il seminario della nazionale italiana, dove noi andremo ovviamente con già le nazionali, più Andrea Danna, che comunque è lì che si gioca anche lui il posto per l'europeo, insieme a qualche altro. E la settimana successiva del seminario ci sarà il campionato italiano assoluti, il top del karate italiano, dove si confronteranno con gli atleti della nazionale italiana, gli olimpionici, quelli più grandi. E tra l'altro la settimana scorsa abbiamo fatto la qualificazione per i campionati italiani assoluti, io ne avevo quattro, ne ho qualificati tutti e quattro facendo podio, Propizio l'oro, Danna argento, Gulin argento e Vinci bronzo. E volevo dire che i quattro atleti comunque erano tutti quattro atleti junior, cioè significa che hanno 17 anni compiuti e possono accedere a questo tipo di karate fino ai
i 35. Quindi vedere i miei giovani immettersi nel mondo dei grandi e dire la loro mi orgoglisce ancora di più. Un ultimo commento, sicuramente il fondatore del vostro club, tuo padre Piero Lentini, sarà molto contento di questi risultati. Mio padre, sì, negli ultimi, diciamo, anni, da quando abbiamo fatto grande la nostra società, grazie ai nostri atleti, mio padre ogni giorno diventa sempre più sensibile e sempre di più, diciamo, si fa i suoi pianti di gioia, no? Vedere il suo club tra i più rinominati in campo nazionale, anche a livello internazionale, lo orgoglisce, anche perché lui è stato quello che ha cercato di portare il karate nel tempo. Io non ho fatto altro che adeguarmi, diciamo, ai tempi del nuovo millennio e far sì di essere oggi, credere di poter essere grandi e dimostrarlo.